quanta pioggia viene giù. Posso capire cosa hanno provato sull'arca durante il diluvio, eh? Ma come facevano ad asciugare i panni? Tutti quei capelli grigi. Se penso che io passo la piastra tutti i giorni, per fortuna che oggi non l'ho passata. Sembra calmarsi. Guarda. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio. E non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Meno male. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie. E le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarti del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra. Una cosa così bella non può che essere un qualcosa di divino. Per gli ebrei, l'arcobaleno è il segno posto a suggellare la promessa di non inviare più il diluvio sulla terra. I greci pensavano che fosse un sentiero percorso da un messaggero inviato dagli dei agli uomini. Per gli indù era l'arco di Indra, il dio dei fulmini e del tuono. Per i cinesi l'arcobaleno era una fissura nel cielo sigillata da una divinità femminile con pietre di 7 colori diversi. Dai Celti è chiamata la curva del cielo e i druidi lo consideravano un segno geometrico di grande rilievo. La mezzaluna variopinta, infatti, richiamerebbe la magia, l'energia lunare, la prosperità e la fecondità. Per i vichinghi era un ponte, Bifrost, che collegava la dimora degli dei e la terra degli uomini. Il suo nome significa, probabilmente, via tremula o via dei colori. Per gli irlandesi, alla fine dell'arcobaleno, c'è una pentola d'oro. Com'era questa storia della pentola d'oro? In Irlanda viveva un giovane contadino di nome Barry. Egli era un gran lavoratore, ma la fattoria andava male. Un giorno si imbatté in un folletto che borbottava tra sé: «Se solo fossi più giovane, andrei sul monte a prendere la pentola d'oro!» Barry si propose di aiutarlo e il folletto gli indicò il luogo preciso in cui trovare la pentola d'oro. Poi aggiunse: «Vada bene, vai, portami l'oro, ma solo le monete che il tuo cappello può contenere. Se farai come ti dico io, ti donerò parte dell'oro che mi porti.» Barry obbedì. Il folletto lo premiò con metà dell'oro, così che poté far fiorire la sua fattoria. Avvenne poi, un giorno, che il giovane raccontò questa storia al suo vicino, che però era molto avido. Il vicino si recò al monte, trovò la pentola d'oro e prese quante più monete riuscì. Il folletto si arrabbiò e fece sprofondare l'oro trafugato e il vicino insieme in una profonda voragine. Gli gnomi sembra siano depositari di molti tesori, di cui, se catturati, rivelano il posto in cui sono nascosti, ma sono così furbi da riuscire a ingannare gli umani e salvare il bottino. Volete sapere dove si trova la pentola d'oro? È là, dove finisce l'arcobaleno. Somewhere over the rainbow. L'arcobaleno è anche un po' il simbolo della fantasia, del saper guardare oltre. Oltre l'arcobaleno, i sogni si avverano anche per Dorothy e il mago di Oz.
Ora che ci penso, qualcuno mi ha raccontato che alle soglie del paradiso esiste un posto bellissimo chiamato il Ponte dell'Arcobaleno. Qui vi giungono le anime morte dei nostri cari amici animali che ci hanno accompagnato nel nostro percorso sulla vita terrena. Il Ponte dell'Arcobaleno è un posto magnifico perché l'acqua scorre freschissima, l'erba è profumata, il cibo è in abbondanza e i nostri amici giocano con altri amici a quattro zampe. E succede che se sulla Terra hanno avuto dei problemi fisici, qui ritrovano forza, vigore e stanno bene. Però ognuno di loro sente la mancanza della persona cara che ha lasciato sulla Terra. E allora succede che durante un gioco, improvvisamente, li vedi che si fermano, scrutano oltre la collina, guardano l'orizzonte, i loro occhi si illuminano e poi tutto un tratto iniziano a correre veloce, veloce, sempre più velocemente. Questo perché ci hanno avvistati. A proposito di animali, ma lo sapete che in America Latina c'è una leggenda che narra così? Molti secoli or sono, sulle rive del fiume Orinoco vivevano sette bellissime farfalle ballerine che trascorrevano le loro giornate ballando sui petali dei gigli e dei papaveri della prateria. Ognuna di esse aveva il suo colore: arancione, azzurro, rosso, verde, giallo, violetto ed indaco. Un giorno, mentre le sette bellissime farfalle ballavano e giocavano, la gialla si ferì un'ala, saltando da un ramo ed iniziò ad agonizzare. Le sue amiche si misero attorno e, vedendo che stava per morire, si domandarono cosa potevano fare per rimanere vicino alla loro amica. All'improvviso si udì una voce che disse loro: «Siete disposte a fare ogni sacrificio per rimanere vicino alla vostra amica?» «Sì», risposero tutte. Il cielo allora divenne subito scuro. Un fulmine attraversò il cuore della prateria. La prateria sussultò, lanciò un grido che si disperse nell'immensità dell'universo. Un'ora più tardi, il sole tornò a brillare e in cielo apparve un arcobaleno con i suoi sette colori. Questi colori non erano altro che lo spirito delle sette bellissime farfalle che continuano a ballare nel cielo. I nativi americani raccontano che moltissimo tempo fa i colori iniziarono a litigare. Ognuno di essi affermava di essere il più importante, il più utile, il migliore. Il verde disse: «Sono io il più importante, io sono la vita, la speranza. Fui scelto per l'erba, per gli alberi e per le foglie. Senza di me gli animali morirebbero». Il blu lo interrompe: «Tu pensi solamente alla terra, ma io sono il cielo e il mare. L'acqua è la base della vita». Già lo ridacchiò: «Voi siete troppo seri! Io porto le risa, la felicità, il calore del mondo! Il sole è giallo, la luna è gialla, le stelle sono gialle! Ogni volta che guardo un girasole, il mondo intero sorride di gioia!» Proseguì l'arancione: «Io sono il colore della salute e della forza! Forse sono poco presente, ma sono prezioso, perché dono la necessità della vita umana! Io riempio il cielo all'aurora e al tramonto». Il rosso, che non sopportava più tale discorso, urlò: «Io sono il padrone di tutti voi! Io sono il sangue della vita! Io sono il colore della passione, dell'amore!» Toccò poi al viola. Parlò con enfasi: «Io sono il colore della regalità e del potere. Re e regine mi hanno scelto perché io sono il segnale di autorità e di saggezza». Infine parlò l'indaco, quietamente, ma con moltissima determinazione: «Pensate a me, io sono il colore del silenzio. Io rappresento il pensiero, la riflessione, il crepuscolo e l'acqua profonda». Ma tuonò all'improvviso e la pioggia iniziò a cadere implacabilmente e i colori si acquattarono per la paura, avvicinandosi l'un l'altro per confortarsi.
nel mezzo del clamore, la pioggia cominciò a parlare. Siete colori sciocchi! Lottate fra voi, tentando di dominare l'un sull'altro. Non sapete che ognuno di voi è stato creato per uno scopo speciale, unico, diverso. Prendetevi le mani e venite da me. Facendo come gli fu detto, tutti i colori si unirono e si presero per mano. La pioggia continuò. D'ora in poi, quando piove, ognuno di voi attraverserà il cielo in un grande arco di colore per ricordarvi di vivere tutti in pace. Sai che vi dico? Mi è proprio tornato l'ottimismo. Mi sento piena di vita, carica, come quando ero bambina e leggevo le poesie di Rodari. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno, è come un ponte imbandierato e il sole vi passa festeggiato. L'arcobaleno è un fenomeno ottico atmosferico che si osserva quando delle goccioline di pioggia o di acqua liquida in generale disperdono la luce solare. La condizione per osservare un arcobaleno è che l'osservatore deve stare tra le goccioline d'acqua e la luce solare, la sorgente di luce. Quando un raggio solare colpisce una particella d'acqua, il raggio all'interno della particella cambia direzione. Questo è dovuto a un effetto di rifrazione, poiché l'acqua ha una densità diversa dall'aria. Non solo avviene questo, ma avviene anche la dispersione della luce. Che cos'è la dispersione? La dispersione è quando la luce bianca del sole viene scomposta nelle varie componenti di colore differente. Questo perché ogni componente ha una sua frequenza e una sua lunghezza d'onda e, interagendo con la materia, la lunghezza d'onda cambia e di conseguenza cambia anche la sua velocità. Il raggio di colore rosso devierà meno del raggio di colore violetto. Tuttavia, quando incontreranno la superficie interna della goccia, questi verranno riflessi per uscire successivamente dalla goccia con un'altra rifrazione, con un'altra deviazione. Il raggio di colore violetto uscirà con un angolo di 40 gradi rispetto alla direzione di entrata, mentre il raggio di colore rosso uscirà con una direzione di 42 gradi rispetto alla retta d'ingresso. Quindi da ogni goccia uscirà uno spettro di colori. Tuttavia noi vediamo dalle gocce che stanno negli strati superiori, vediamo che esce solo il colore rosso, perché gli altri colori avranno direzioni che non colpiranno il nostro occhio. Man mano che scendiamo ci saranno i vari colori che invece avranno direzioni che sono visibili al nostro occhio. L'angolo che si forma dalla congiungente della retta che unisce l'osservatore al centro dell'arcobaleno e tra l'osservatore e il colore rosso è di 42 gradi, mentre per il colore violetto è di 40 gradi. A volte, quando il sole è particolarmente basso all'orizzonte, riusciamo a vedere un secondo arcobaleno, l'arcobaleno secondario. Questo è dovuto a una doppia riflessione che avviene all'interno delle particelle d'acqua. Sebbene noi vediamo l'arcobaleno come un semicerchio, esso in realtà è un cerchio e questo lo possiamo vedere se siamo abbastanza alti rispetto all'orizzonte, come ad esempio nel caso in cui fossimo su un aeroplano. Noi dell'arcobaleno abbiamo un'immagine unica, ognuno di noi vede una sola immagine dell'arcobaleno e l'arcobaleno si muove insieme a noi, quindi andare a cercare la pendola d'oro è pura illusione. Thank you.